Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, video prodotti, come sempre prodotti finiti, altri acquistati e alcuni da recensire. Iniziamo subito con quelli finiti, quindi il mio aggiornamento della PSP. Ho finito questa crema deodorante della Marbet, era una crema, cade di tutto, l'ho squartata per poter prendere gli ultimi residui che ho sistemato in una piccola giarra, così mi era più facile trasportarla tipo in palestra, eccetera. Come sempre, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi mostro e per ogni prodotto che ho finito ci sarà la recensione in un link che vi rimanderà direttamente al minuto esatto del video in cui faccio la recensione. Quindi questo prodotto qui troverete la recensione. Se ci cliccate andate direttamente al video. Secondo prodotto che ho finito è questa crema Mani Soft Hair della... Questa luce mi dà un po' fastidio, più o meno. Ok, della Stenom. Poi ho deciso di togliere di mezzo, perché a un certo punto ho avuto un collasso, questa che era la spugnetta naturale per pulire il viso della Kiko. Allora, io l'ho iniziata ad utilizzare, mi sono scritta un appunto, l'8 marzo e l'ho finita di utilizzare il 22 aprile, quindi più o meno un totale di un mese e mezzo di utilizzo, mattina e pomeriggio, si era iniziata a logorare qui e quindi la usavo solo da un lato, tipo l'ultima settimana. Poi a un certo punto ho visto che iniziavano a uscire delle macchie scure, immagino che siano funghetti. Eccoli qua. Quando ho iniziato a vedere queste cose, ho deciso che era ora di toglierla di mezzo. Mi ha spaventato il fatto che si era combinata in questo stato, quindi l'ho tolta di mezzo. Poi ho finito un'altra confezione dei cerottini nasali, cioè per pulire il naso della Essence. Ancora della Essence ho finito le salviette, come ti chiami? Asciugasebo della linea Sun Club, mi è rimasto sempre questo qua, non è la salvietta ma è il contorno, diciamo. E ora acquisti. Proprio oggi pomeriggio ho acquistato questo ventaglio di credo legno, l'ho preso dai cinesini. Adoro in estate quando fa caldo, potete fare la signorina col ventaglio. Poi ho preso questo, un fiocco bianco, bello grosso. Avevo pensato, o quest'estate o su una coda, su uno chignon. Mi piace l'idea di abbellirlo con un fioccone del genere, di abbellire una coda, uno chignon con un fioccone del genere. Poi mia madre mi ha acquistato, perché gliel'ho chiesto, dell'acqua delle rose, un gel detergente con estratti naturali di tre rose della Roberts, è da 200, un capillo, 200 ml, poi inizierò a provarlo e vi farò sapere. Ancora della Revlon, un gel corpo snellente con carnitina e caffeina, 24 ore di idratazione per tutti i tipi di pelle, 300 ml. Mi sta finendo quello che tengo, comunque già il corpo quindi dovrebbe essere un attimo più leggera, quindi in estate dovrebbe andare un pochino meglio. Poi mia cognata ha iniziato a fare la rappresentante dei prodotti della Yves Rocher e ho comprato questa, è una matita contorno labbra, però quelle trasparenti. L'avevo letto dove stava. Non la trovo. Vabbè, comunque so, è tipo la perfettina di Neve Makeup, oppure mi ricordo quell'altra marca che faceva queste matite contorno labbra trasparenti che vanno al di fuori, così per esempio un gloss o un rossetto non vada a sbavare. L'ho pagata 7,95 € in offerta, prezzo pieno, ho il cataloghino qua sotto, viene 9,95 €. Poi ho avuto diversi campioncini, un pochino di campioncini, allora delle creme viso italiano ristrutturanti, mi sta cadendo di tutto. Poi un
fondotinta in crema, sperando che non sia troppo scuro. Gel contorno occhi rinfrescante, no, questo no. La BB Cream Sublime, sempre della Yves Rocher. Cosa sei tu? Crema per il viso per pelli miste e grasse, crema super idratante, crema ovale lifting, crema... Amen. In italiano? Voglio l'italiano. Trattamento rinnovatore da notte. Ancora crema anti per le pelli con problemi acneici. Una crema bio senza parabeni con ingredienti naturali all'aloe? Sì, credo che sia una crema viso. Idratante, sì, valutato per viso all'aloe vera bio. Un prodotto anticellulite e un altro anticellulite. Vabbè, queste qua le userò come creme idratanti quando finisco, quando non ho niente. Perché non si può provare un anticellulite in queste piccole provine. Delle case avrebbero almeno, non voglio dire chissà quanto, ma almeno un minimo di, non so, 30 ml. Così uno lo può provare almeno su tutto il corpo. Mia madre è stata alla Bottega Verde e mi ha dato una crema anticellulite notte da provare e una crema viso idratante, crema a fiori. Astiglio, estratti di figlio con SPF 15, buono. Poi proverò. Sono passata dalla nonna, quindi chio dispari. Allora, e ho preso crema riparatrice labbra, che io adoro, è favolosa. Poi, cos'è questo? Tonico esfoliante, ma l'italiano. È una bellissima lingua. Ecco qua. Sì, tonico esfoliante luminosità, aglioli essenziali di lavante pelargonio della Cutis Paris. Ancora. Crema? Piedi? Gel benessere gambe, l'olio essenziale di lavanda. Buono, perché in questo periodo le gambe si iniziano a appesantire per il caldo, quindi questa qua probabilmente la butterò direttamente in frigorifero. Quindi apro una crema rinfrescante e fresca per le gambe. Poi, vabbè, tre penne della Stenum che metto direttamente nel portapenne, sempre utili e comode. Ancora, cosa sei tu? Ah sì, l'eyeliner liquido. Mi sta finendo quello che ho comprato quasi un paio d'anni fa ormai. Io uso poco l'eyeliner nero, però. Da quanti ml sei? Signore, da quanti ml sei? 2,5 ml. Non lo apro perché sto finendo l'altro, non vorrei che si seccasse, si rovinasse. Poi un po' di campioncini, questo mette qua. Allora, maschera purezza, aglioli essenziali di mirto, palmarosa e palergonio, non so, crema idratante agli oli essenziali di lavanda rosa, esfoliante levigante agli oli essenziali di copaiba, palmarosa, pelgonio, un'altra esfoliante levigante, un'altra maschera purezza, esfoliante levigante, sfogliante elegante, sfogliante elegante. Mi devo esfogliare la penna, poverole. Allora, ho dovuto interrompere il video perché se n'era andata la corrente, ero rimasta al buio. Quindi siamo arrivati ai prodotti da recensire. Primo prodotto è della Planters, è una provetta che ho avuto in omaggio. È una maschera in pacco disciplinante all'aloe vera. Allora, prima di tutto profumo molto delicato di aloe, molto 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 buona. A me piace, l'ho sempre detto, adoro l'odore, il profumo di aloe, vero? Allora, ho usato questa maschera in pacco
come maschera, non come impacco. E ho trovato i capelli, dopo il suo utilizzo, veramente molto disciplinati, cioè li avevo subito dopo l'asciugatura, sentivo i miei capelli molto 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 nutriti fino a metà lunghezza, perché io poi da qua in poi dovrei tagliarli, sono un pochettino con le squame aperte, cioè sono un po' rovinati, quindi sentivo il capello molto morbido e disciplinato, liscio, setoso, fino a metà lunghezza. No, neanche a metà lunghezza, gli ultimi 4-5 centimetri, che sono un pochino più sparati, più rovinati, erano effettivamente secchi e non nutriti. Mi ha nutrito perfettamente tutti i capelli fin quanto ha potuto, gli ultimi centimetri non ce li ha fatta. Quindi credo che sia un buon prodotto anche per iniziare un passaggio tra il non bio e il bio, perché il capello è molto nutriente, quindi il capello prende bene la differenza di ingredienti e non ha un impatto proprio devastante, perché comunque quando si decide di fare un passaggio dal non bio al bio, il capello, comunque il corpo, quello che si decide di fare il passo, ha bisogno di un po' di tempo per ristabilire gli equilibri. Con questi prodotti della planta, essendo provati un altro tipo di balsamo, di impacco, tipo il volumizzante, che pure mi è piaciuto, pure mi lasciò una bella chioma voluminosa, anch'io che ho i capelli un pochino piatti, quindi sono ottimi secondo me. Poi della G-Cube vi voglio parlare di questi due. Io avevo diverse provine di questa linea, la lisciante, e ho provato la maschera e il balsamo lisciante. Allora, li ho utilizzati sia cioè asciugando i capelli normalmente con il phon, un po' alla cava di cane, per non dire un'altra parolina, e non erano molto, molto lisci, anzi erano un po' crespi e non piaceva l'effetto. L'ho riprovato, ho provato a riprovarlo poi con l'utilizzo di una spazzola e farli lisci con spazzola e phon, e ho visto una netta differenza, cioè disciplinando il capello, dandogli una forma con spazzola e phon, rimangono lisci anche il mio capello, che diciamo, questo è il mio capello naturale. È sì abbastanza liscio, però alcune ciocche vanno un po' per conto proprio, non una forma ben definita, però prendono bene la forma che decido di farli prendere. Se li voglio lisci, li riesco a fare lisci anche a spaghetto con molta facilità, se li voglio ricci, idem. Quindi sono un capello che riesce bene a prendere la forma che desidero. Quindi fatti con spazzola e phon, anche per un'inceppata come me, i capelli erano molto molto lisci. E hanno tenuto la piega cioè finché poi non l'ho dovuto rilavare perché erano sporchi. Ho provato gli stessi prodotti anche a piastrarli, a farli lisci con la piastra. Idem spaghettissimi, quindi sono promossi, mi sono piaciuti. Poi crema per il viso dell'Extreme Antietà Botulif. Barriera antirughe, riduce il numero delle rughe in 4 settimane. E non guardiamo l'inci perché non si può guardare. La consistenza morbida, dovrebbe essere stato un errore di traduzione, di botulino, è adatta a tutti i tipi di pelle ad ogni età. L'effetto di immobilizzazione e distensione generale delle sinergie, dalla sinergia di diversi. Oh mamma, io non vedo più bene. Dovrei cambiare gli occhiali. Allora, questa crema promette di ridurre visibilmente le rughe in 4 settimane. Io non la sto provando a 4 settimane, però già posso parlare abbastanza, perché ne ho usato un quarto, no, un terzo. Questo è il quantitativo che ho usato. Si presenta in questa confezione di vetro da. Ah, e non è testato sugli animali. Non specifica se il prodotto finito, gli ingredienti. Comunque sono 50 ml. Si presenta in questa confezione molto crema, vecchio stile, che è bella anche da mostrare. C'è ovviamente il tappino, e all'interno ha una protezione di plastica utilissima. Io odio quando c'è il tappino
qualcosa tipo Nutella che poi si deve solo buttare e non protegge niente. Ha un odore di crema classica, molto delicato. La consistenza della crema è lattiginosa. All'inizio avete questa sensazione di crema, come posso spiegare? Quasi un gel, non è proprio una crema a tatto, che si asciuga rapidamente, ok, è già asciutta. Io ne metto un quantitativo qua e inizio a massaggiare tirando verso l'altro, un altro quantitativo naso e mento e spingo verso l'esterno. Sulle guance un puntino qua e uno sulle rughe nasolabiali, e sempre con movimenti verso l'alto, esterni e verso l'alto, la massaggio e poi la metto qua sotto e tiro verso giù. Allora, una cosa che ho notato, appena si mette questa crema, il viso è subito molto compatto. Io non uso fondotinta durante la settimana, lo metto solo il sabato sera. Quindi riesco a vedere la mia pelle nel passaggio delle ore come si comporta con questa crema, con tutte le creme che uso. Allora, la prima cosa che ho detto si vede subito bene è questo viso, questa pelle molto compatta e rilassata. Io ho un po' di 11 e le rughette nasolabiali un po' pronunciate, anche se non è che ho i solchi. Però si notano, prima mattina o comunque quando sono stanca si notano. Io, dopo l'applicazione, vedo la mia pelle bella, bella compatta e bella tirata. Un'altra cosa che noto, che ho notato, è che lascia la pelle veramente fresca, bella, giovane, mi piace. Poi si asciuga rapidamente. L'unico fatto è che non ha l'SPF, quindi la protezione. Cosa negativa perché fra un po' dovrò iniziare a usare una protezione, la dovrò mettere a parte, cioè mettere prima lei e poi una protezione e si perderà tempo. Cosa dire più? Mi sto trovando veramente bene. È un prodotto che si assorbe con facilità, di facile stesura, non impegna più di tanto, anche se si deve uscire, dopo non si ha la pelle lucida, quindi anche senza poi mettere prodotti di make-up sul viso, si ha comunque una pelle abbastanza opaca, anche se non ha un effetto opacizzante. Mi è piaciuta, la pelle la sento idratata, mi è piaciuta. L'ho utilizzata anche insieme a un fondotinta di cui parlerò subito dopo per fare una crema colorata. Io pensavo che la consistenza non fosse l'ideale, invece no, mi devo ricredere. Ho provato fine settimana scorsa a fare una crema colorata per testare il fondotinta. E si è amalgamato bene, avevo questa pelle idratata, distesa, rilassata e in più colorata perché l'avevo mischiata al 50% con un fondotinta e ha retto benissimo tutta la serata. Ovviamente io ci ho messo la cipria perché è mia consuetudine, però perfetta. Il fondotinta di cui vi stavo parlando è questo della Astra. Scusatemi, fondotinta lunga tenuta. Io ho il numero 52, fondotinta da 35 ml, colorito impeccabile per tutta la giornata, idratante leggero e coprente. Ok, Astra Made in Italy. Scusate, ma ho la gola un po' secca, mi punge. Allora, il beccuccio è di questi, non voglio dire né infelice né felici beccucci. Ora vi faccio vedere il colore. Questo è il fondotinta. Ora lo stendiamo. È un fondotinta che si stende abbastanza facilmente, non lascia righe, righette. Si amalgama bene con la pelle. È coprente e veramente duraturo. È opacizzante, nel senso che potrebbe anche non necessitare di cipria post applicazione. Io lo faccio sempre per abbrividire, come ho detto. Mi è piaciuto molto, sì.
Ho usato diversi modi di applicazione per vedere un pochettino la coprenza. Come fondotinta diciamo che in media ha una copertura medio-alta. Dio, mi brucia la gola. Allora, come dicevo, ho il foglietto per ricordarmi, mi sono annotata un po' di cose. Come dicevo, ha un'ottima durata. Io non l'ho testato tutta la giornata, però sono arrivata anche a tenerlo su per 8 ore di fila e non ha dato nessunissimo problema. Prima di iniziarlo, ovviamente, prima di applicarlo, ovviamente lo sciacquo un pochettino, ma lo faccio d'abitudine con tutti i fondotinta. Non so se questo tipo di fondotinta necessita di essere sciacquato. Allora, lo steso con le dita, quindi puntini, 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 tendere come se fosse una crema, e ha una copertura medio-alta. Mi ha coperto benissimo tutte le mie imperfezioni, ho dei nei abbastanza evidenti, li ha mascherati abbastanza, avevo delle imperfezioni di brufoli, non ho necessitato di mettere un correttore, quindi con le dita la coprenza è medio-alta. Ho detto già che il finish è opaco con tutti i tipi di applicazione, sì. Poi, spugnetta bagnata, ho trovato che l'applicazione diminuisce, cioè la copertura diminuisce, quindi l'ho definita medio-bassa. Mi si vedevano di più i miei nei, i brufoletti erano coperti, però non quanto desideravo, quindi poi sono dovuta andare con un fondotinta, con un correttore. Quindi, se si va con una se la si applica, lo si applica con una spugnetta bagnata, la copertura diminuisce tantissimo. Io di solito appoggio un po' di prodotto sul palmo della mano, poi con una spugnetta, quelle triangolari, intingo e inizio a pressare il prodotto partendo dalla fronte, il naso, mi allargo, mento e mi allargo. E con un quantitativo un po' più piccolo di una nocciola riesco a fare benissimo tutto il viso, sia se vado con le mani, con la spugnetta, ho fatto anche con un pennello, l'ho fatto anche con un kabuki, l'applicazione. Veramente ne occorre poco poco. Dicevo, con un pennello a setole larghe, tipo un classico pennello da fard. Il pennello di cui parlavo, oddio, sta perdendo un po' di pelucci. È questo classico pennello da piccolino, anche sfigatello, però volevo provare veramente con una cosa molto basic per vedere un po' la copertura e il modo di applicazione. Quindi un pennello a setole abbastanza larghe, sintetico ovviamente perché è un prodotto liquido. Allora, l'ho applicato pucciandolo, come si dice, intingendo il prodotto che avevo messo sulla mano e poi con movimenti rotatori e un po' picchiettando nelle zone dove avevo necessità di coprire un pochino meglio, l'ho applicato. Si è steso abbastanza bene e la copertura però risulta media, quindi sono dovuta andare con un correttore a sistemare le varie magagne. Poi ho provato con un kabuki classico ad applicarlo e la copertura risulta alta. Forse è il metodo di applicazione che mi dà la copertura maggiore. Subito dopo non ho dovuto coprire le occhiaie, non è che ne ho assai, però ci sono. Non ho dovuto coprire neanche i miei nei, i miei brufoli, anzi quando l'ho applicato con il kabuki avevo uno sfogo un pochino grande qua, mi sono rimaste 3 macchie, avevo 3 brufoli che mi formavano un triangolo, dicevo quasi quasi di disegnarmi uno stellone, così li mascheravo e comunque con il kabuki è dato l'effetto più coprente. Poi l'ho utilizzato, come vi stavo dicendo, insieme alla crema 50 e 50 per fare una crema colorata per quest'estate e la stendibilità è stata perfetta. Si è steso molto facilmente, ne è bastato veramente una sputacchiera. Cioè il quantitativo che vi ho mostrato all'inizio, forse un pochino di più, e lo stesso quantitativo di crema, e ho fatto tutto il viso, ho sfumato anche sul collo, verso le orecchie, è durato un sacco. Veramente un buon prodotto, mi sembra che l'ho pagato intorno alle 5 euro. Veramente ottimo. Complimenti Astra. Poi, ultimo prodotto da recensire è una crema della Bottega Verde per le mani, alle mandorle dolci, con olio di mandorle dolci emolliente 75 ml. È una crema che si presenta in un color bianco
Questa è la crema. È molto molto leggera come finish di crema. Con un quantitativo del genere io riesco a incremarmi bene tutte, ora ho le mani piene di fondotinta, di creme, di video, non si capisce niente. Comunque riesco a fare bene tutte e due le mani. Mamma mia. Poi questo odore di, poi di mandorla. Avete presente il latte con le mandorle? Cioè il succo che si fa il latte e mandorle, non so come si chiama. Quello è buonissimo. Sarei ora e ora ad annusarlo. Faccio anche, diciamo, gli impacchi con i guanti della Essence, quelli di cotone. Applico in maniera un pochino più abbondante la crema, la sistemo bene anche sulle unghie e sulle cuticole. Mezz'ora e mi ritrovo le unghie molto nutrite, le mani super morbide, le cuticole di una morbidezza esagerata che io riesco a spingerle via un pochettino anche con un coton fioco, quindi veramente è un'ottima ottima crema, mi è piaciuta. Poi sono 75 ml, durerà abbastanza. Ok, video prodotti finisce qua. Spero di esservi stata utile e ci vediamo nel prossimo. Un bacione e in gamba. Ciao ragazze, ciao ragazzi.